Cari quaddisti, buongiorno. Sabato 30 aprile siamo con la giovane promessa del quad italiano, ormai affermata per Diana, Andrea Cesari e il suo KTM. Caro Andrea, un saluto e un grazie per l'intervista da parte di tutta la nostra utenza. Andrea, partiamo subito con l'europeo. Anche quest'anno sei impegnato nell'europeo e anche quest'anno stai portando a casa degli ottimi risultati. Parlacene un po'. Sì, quest'anno abbiamo deciso di fare quasi tutto l'europeo, eccetto una tappa in questione. Dobbiamo ancora in fase di decisione. Perché ricordiamo che presenziare all'europeo vuol dire macinare veramente migliaia di chilometri, sì, per ogni gara. Infatti la gara in questione è la Lettonia, che dove sono solo 2200 km solo andata, quindi è tosta. E se vuoi tornare 2-2 anche esatto. Ritorno. No, l'europeo è iniziato molto bene, infatti in Olanda l'anno scorso non sono riuscito neanche a qualificarmi, ma quest'anno ce l'abbiamo fatta. E soprattutto senza l'enorme distacco rispetto ai primi, stai migliorando, esatto. E stai agganciando il gruppo, esatto, di testa, questo è importante. Poi vedevo, ho avuto la conferma che il tempo non sono capace a farlo, in quanto nella gara do sempre di più, e quindi questo è una cosa che comunque ho capito e che mi ha fatto ragionare. In Francia invece è andata ancora molto meglio, infatti sono riuscito a qualificarmi, poi ho fatto subito una bella prima manche, sono partito un po' così, ma dopo sono riuscito a recuperare bene, ho fatto il dodicesimo. Quindi sei anche riuscito a tenere bene durante la gara, esatto. Durante che nell'europeo è molto più lunga che nell'italiano, 30, ricordiamo. Infatti sono 2:30+2 e sono molto contento. Non finiscono più, Andrea. Esatto. Però vedevo che comunque il divario con i primi è un po' calato. Infatti, per darti un esempio, l'anno scorso me ne prendevo sui 20 secondi, quest'anno ne prendo solo 10. E l'anno prossimo vediamo di darne qualcuno, No, no, darne no, magari calare ancora. E perché? E che cacchio, questo è importante. Va bene. Andrea, prima gara dell'italiano a San Severino Marche, ti ha visto dell'italiano, del quad cross, sì. A San Severino Marche, ti ha visto protagonista in entrambe le manche. E ha visto ridurre notevolmente il gap con Mattia Torraco, sì. Anche qua un grande segno di miglioramento, anche se poi Mattia è riuscito lo stesso a prevalere, ma sicuramente il gap è stato quasi azzerato. Esatto. Raccontaci le gare, dai. Sono partito subito bene, sin da sabato, perché mi sono trovato molto bene, ho dovuto fare regolazione agli ammortizzatori, però alla fine mi sono trovato benissimo, anche quelli della moto in generale. Le prove della mattina sono partite subito bene, infatti ho fatto la pole position e anche lì mi sono preso molta fiducia. La prima manche sono entrato con l'idea di aver qualcosa in più su tutti, infatti vedevo, anche se sono partito quarto, il primo giro mi trovavo già secondo e vedevo che comunque avevo qualcosa in più di Mattia, infatti verso metà gara l'ho passato e subito lo stesso giro gli avevo dato dei metri fino ad arrivare a 2-3 secondi. Poi per miei problemi, per mia irruenza, agitazione, così ho avuto dei problemi, mi si è spenta la moto, mi sono girato, che mi ha costretto a cedere la prima posizione. Comunque ho riprovato all'ultimo giro a riprendermela, però non sono riuscito, anche a sportellate, ma non sono riuscito. Comunque la seconda manche invece sono partito secondo, ho passato subito Farri alla seconda curva e ho iniziato già subito a imprimere il mio ritmo, avevo preso dei bei metri, dei bei secondi che però si sono svaniti in quanto ho avuto un problema con la batteria, che si è staccato il supporto dal telaio, quindi nel ballare nei salti si schiacciava e perdevo corrente. Avevi un'incostanza di rendimento, esatto, del motore. Queste sono, sì, a questo livello anche la minima problematica tecnica, esatto, certo non ti consente di portare a casa il risultato pieno. Però va bene così. Grande Andrea, su sabbia abbiamo sentito un elogio a te da parte di Franco Frattona dell'Extreme Tech. Un tuo parere per le gare su sabbia, un consiglio per le persone che vogliono avvicinarsi al mondo dei motori e alla sabbia? Allora, la sabbia è molto faticosa, però ci vuole una forte tecnica,
Io non ho ancora preso del tutto, non sono ancora al massimo su sabbia, in quanto faccio molto fatica ancora, però devo ringraziare molto le persone che mi seguono, i miei genitori, il mio meccanico, anche Franco, devo ringraziarlo molto, infinitamente. Infatti grazie anche a lui riesco a migliorare gara per gara. La sabbia è... Almeno io posso dire che mi trovo adesso come adesso mi trovo molto bene anche con gli ammortizzatori. L'anno scorso adottavo quelli a molla, che non potevo dire niente perché comunque mi trovo bene, mentre quest'anno ho iniziato ad adottare quelli ad aria. Vanno benissimo, infatti sulla sabbia sono perfetti, non soffro molto meno il problema nelle curve di instabilità e hai una resa importante, esatto. Sulle ups iniziali l'ammortizzatore d'aria, gli ammortizzatori così aria ci stancano molto meno e riescono a farti a guidare meglio. Un primo piano sugli ammortizzatori ad aria che sono stati provati per la prima volta all'ECMA di Milano dal piccolo grande Andrea. Infatti devo dire anche che con la sabbia questi qua vanno molto bene, e devo dire anche che sulla terra nel generale come livello questi e quelli a molla siamo lì. Infatti questi qua ad aria sono molto più confortevoli, quindi fai meno fatica, ma con quelli a molla invece fai un pochino più fatica, però hai dei vantaggi un po' nelle curve in quanto sta giù meglio. Comunque diciamo che nel complesso l'ammortizzatore ad aria è arrivato ad avere un pari con quello tradizionale su terra, esatto. E invece un vantaggio veramente molto importante su sabbia. Esatto. Grande Andrea, in bocca al lupo per la Libere, ci vediamo questa sera per un nuovo punto della situazione e domani per quanto riguarda le gare. Grazie mille. Grande Andrea, un saluto. Grazie, ciao. Bocca al lupo.